Ok, ragazzi, personaggio bello fresco. Riprendiamo. Sono lontano anni luce da Brezzino, quindi... Beh, probabilmente dovrò effettuare qualche taglio. Comunque sia, come ben sapete, se avete visto l'ultima parte, ma credo proprio di sì, perché questo gioco vi sta piacendo. Il ritorno di DayZ vi è garbato tanto, ne sono felice, ragazzi. Quindi cercherò di portarvelo molto più spesso. Come avete visto... Dio santo, è sparita l'acqua. Come avete visto dalla parte precedente, sono morto di fame, come un bambino del terzo mondo. Quindi adesso devo ricominciare a prendere tutto di nuovo. Beh, ci becchiamo appena arrivo in qualche centro abitato. Oh, ma guarda un po', c'è un centro abitato. Dov'è che sono? Ah, a Salerno, perfetto. Allora, io sono entrato in un server con parecchi giocatori ci sono dentro, quindi... Non so quanta gente troverò qua in mezzo, ho paura. Però non dovrebbero rompermi i coglioni, forse in questa zona non ci sono. Comunque vorrei ringraziare un ragazzo che ha commentato, mi sa che ha commentato il primo video di DayZ. Mi ha dato parecchi consigli. Ti volevo ringraziare, figliuolo. Non mi ricordo il tuo nome, perdonami. Però il tuo commento era lunghissimo, mi davi consigli. Grazie, grazie. Soprattutto grazie perché mi hai detto come sfruttare bene l'albero delle mele e sfruttare praticamente il bug e quindi oddio santo. Secondo me mi ammazza questo qui. Proviamo, test. Oh mio Dio! A parte che quello all'angolo neanche si è accorto che ero lì. Bellissimo. Ma poi c'erano quattro. Non credo fossero molto friendly. Oh mio Dio. E questo è il bello dei server pieni. Trovi stronzi ogni 2 metri. Però un problema dei server pieni è che non trovi un cazzo. Perché hanno già depredato tutto. Porco il cane schifoso. Non so con chi ce l'hanno. Non con me. Oh, fighissimo ragazzi come rumore degli spari adesso. Tipo quelli in lontananza come riecheggiano. È fatto molto meglio rispetto a prima. Però attirano gli zombie, guardate. Gli spari attirano gli zombie. Infatti si muovono quando sparate. Vabbè, sto stronzo non salta, porco il cane schifoso. Ah, guardate la macchina. Questa è la macchina che si potrebbe guidare. Cioè, guardate che schifo. Le ruote. Dio mio, ho visto uno passare là in fondo. Le ruote sono distrutte, praticamente. Manca probabilmente il motore e la benzina, quindi cioè dovete farvi voi la macchina, fantastico. Ah, inoltre tipo gli zombie li possiamo chiudere nelle case. Non trapassano più, fortunatamente. Oh mio Dio. Questo è il mio giorno fortunato. Io. Ciao, grazie. Beh, almeno è morto uno. Gli ho fottuto un fucile. Poi possiamo zappare la terra con questa merda che gli ho preso. Vabbè. Io direi di tenerci un pochettino lontani dalla strada. Ok, ci sono delle casette qui, mi sa che ci do un'occhiatina. A parte che ho fame. Poi ricordatevi, sto stronzo, cioè, che muore nel giro di 20 minuti se non gli date da mangiare, quindi... Devo dare un'occhiatina, credo. Oppure trovare un albero di mele. Ma porco il cane, non mi fa aprire le porte. Ma porco il cribbio! Minchia, nulla mi fa fare, ma stai scherzando? Cioè, no, io non ci credo, ragazzi. Il tasto F non funziona. Boh, cioè, no, veramente. Che cazzo devo fare? Boh, ok, ragazzi, rieccoci qui con Daisy. Roba bizzarra, dato che mi ero fermato in un'altra zona e adesso sono praticamente all'inizio dove mi ero spammato inizialmente senza nessun'arma e mi sono respawnato qui con l'arma di prima. Cioè, voi lo capite questo gioco? Io no, porca la puttana Eva. Comunque ci becchiamo quando arrivo in qualche zona. Cazzo, c'è già un giocatore. Cristo santo.
Mi sta puntando. Oh, merda, secca. Cristo! Viene da me, viene da me! Certo che è proprio la mamma puttana sborrata quello lì, eh. Cristo, Cristo! Ehi, sparami, coglione! Merda, morirò di sanguato di questo passo. E il bello è che c'ho pure il fucile, inutile, però ce l'ho. Fortuna che gli zombie vanno di là. Dio, non posso perdere altro sangue, però. Oh, forse è meglio tagliare. Oh, merda! È meglio tagliare per la foresta. Dio male. Cioè, mi porto lo zombie dietro, ho molta poca possibilità di sopravvivere. So come curarmi, quindi non è un problema. Più o meno. Porco il cane, dovevo mettere l'arma. Dove là? Dio! Vecchio del cazzo, mamma la troia! Non sono dei cacciatori provetti. Sono delle teste di cazzo, sicuramente stanno controllando pure le case, roba del genere, ma... Oh oh, siete dei coglioni. Un male, vuoi un proiettile in bocca. Devo stare zitto, perché mi porto la sfiga da solo. Minchia, io metto sfiga da solo addosso. Anche l'altra volta cosa ho detto? Speriamo sia... Dio, non sto sparando a me, spero. Anche l'altra volta non ho detto... ho detto... Speriamo sia solo. Cioè... Mezzo secondo dopo mi volto e c'era un'altra persona che mi stava caricando per darmi una sberla, boh. Una sberla, se così si può chiamare, Cristo. No, comunque non stanno sparando a me. Credo che abbiano trovato altri fresh respawn su cui scaricare la loro rabbia repressa causata dall'essere delle persone molto sole, senza possibilità di scupaggio. Oh mio Dio, mi sa che... Mi sembrava di sentire proiettili lì. Ma dai, puttana troia. Ma che quello non è armato. Muoio se no ma mi spara. Madonna santa. Oh ragazzi, questo server non è pieno, eh. Per dire, eh. La presenza di giocatori è media. Media. Che fuck, che cosa è questo? Vabbè, lo aiuto. Oh mio Dio, sono appena girato. Chiedami questo. Mi servivano... Non l'ho ucciso per fare lo strozzo. Mi servivano le sue cose. Non si sa mai che qui tanto mi arriverà un altro proiettile vagante e mi devo curare e non ho nulla. Quindi meglio... Fatto poi tanto rompere fresh respawn. Quindi cosa gli cambia? Respawna di nuovo e sti cazzi, no? Minchia. A me serve cibo, ragazzi. Ma che cazzo, come ha fatto a colpirmi se la... Oh merda, ho trovato cibo! Ma siamo seri? Oh mio Dio, ho trovato del cibo e sto sanguinando. Curati, testa di urso. Cioè, appena ucciso per prendere la benda la sto già usando. Come ha fatto a colpirmi? La stavo massacrando. Aspettate, non so se riesco ad aprirla con questo, ma... Oh sì, ci fa. Oddio, sì. Oddio, la prima volta! Finalmente! Mi sto emozionando. Mangia, sacco di merda, controlliamo quella casa adesso che... Posso usare il tasto F, evidentemente era un problema dell'altro server. Oh, non ha né fame né sete. Quanto durerà? Io dico, ma all'incirca 20 secondi, ma proprio per essere buoni... E voler pure esagerare, Cristo. Ok, ecco. Sono tornato praticamente dove ho...
Cioè, mi sono sloggato dal precedente server. Qui probabilmente ci sono armi, perché sta zona me la ricordo. C'è un capannone particolare che solitamente contiene sempre delle armi. Una volta ne ho trovato ben 5, ho trovato 5 fucili dentro quel capannone. Quindi a meno che non ci sia passato qualcuno, dovremmo trovare qualcosina. Non mi sa che non è passato nessuno, c'è già uno zombie qui. Sono fortunato, non se lo sono cagato. Muori, merdone. Un coltello, non ne faccio nulla. Mi serve una borsa. Non posso prendere altre robe. Vediamo. So fortuna. Anche la casa potrebbe contenere qualcosa. Ma il capannone che vi dicevo non è quello, è questo. Questo qui sul retro. Ecco, vabbè. Non c'è un cazzo, però solitamente conteneva merda. Schiallone, se no, la butta. Però non me ne faccio neanche di questo. No, c'è una fava. Continuo andando avanti. Aspetta, aspetta. Sono due case e qualche macchina. E zombie dietro. Forse qui c'è qualcosa, un'arma minimo. I feel hungry. Ecco. Cioè, voi vi sembra normale? Gli ho fatto mangiare un barattolo intero di pesche sciroppate e lui ha di nuovo fame. Boh, vabbè. Ecco, queste erano delle casette che c'erano nei campi militari. Oh mio Dio! Un fucile! Oh mio Dio! Ah, giusto, c'ho questo. Ecco, vedete, ora iniziano i dilemmi. Mollo questo. Ok, tanto non ho munizioni, quindi inutile proprio. Quando iniziano i dilemmi, del tipo che arma prendo, Krishna, mi viene il dubbio. E se magari prendo questa e poi ritrovo le munizioni? Quindi nel dubbio prendete sempre due armi. Oddio, no, però mi sa che c'è passato qualcuno. Oh mio Dio, un'accetta mia. Cazzo che... Oh sì, mia. No! Bastardo! Vai, fermo, guarda! Ma stai scherzando un colpo? Ma stai scherzando? Ma porco il cane! Ok, non ho idea di dove mi sono... Oh merda, forse mi sono spawnato vicino a Belezina. Non ci credo, sono morto per un colpo, ragazzi, eh! Un colpo di uno zombie, la visuale non era neanche offuscata e bianca per dire che magari stavo lì per crepare, vabbè ci sta. Ero in piena salute, cazzo, un colpo, ma perché? Porco il cane, non mi ha ucciso una pallottola e mi uccide una sberla di uno zombie? Boh. Ok ragazzi, allora, quanto poi il mio precedente respawn è quello più vicino a Belezzino, infatti siamo praticamente alla nave. C'è un cazzo qui, ci sono dei semi, io non ci credo. Semi di zucchine, ah, oh, che buone. Guardate. Quanto ci siamo divertiti in questa parte di mappa, eh. Quante volte sono stato stuprato qui. Oh mio Dio, che cazzo succede lì? Porco il cane. Guardarlo mi fa venire voglia di vomitare. Comunque la nave mi sa che non la controlliamo perché tanto non c'è manco un cazzo. Ma zero. Però andiamo a Belezzino. Lì, se ci becchiamo un proiettile in faccia, io do un pugno allo schermo, perché mi sono rotto le palle. Ok, ecco, adesso sono uno dei village people, perfetto. Cioè, se arriva qualcuno e mi lascia di spararmi, metto la canzone dei village people in the navy. Ok, ragazzi, ormai conoscete benissimo la prassi, giusto? Diamo un'occhiata ai vagoni, prima di avvicinarci a Belezzino, prima di entrare a Belezzino. Va qui, nada, qui, nada, qui, nada, qui, no, qualcosa! Uno zaino, sì! Bene, perché così mica faccio la figura del molestatore di bambini, eh no, sotto. Oh mio Dio! Oh, mi sto cagando. Oh Cristo. Oh merda, via, 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 fuga. Oh,
Oh, è passato dritto. Oh mio... Minchia, sono stronzi i due passi, io non ci posso credere. E tutti armati benissimo, eh. L'unico minchione con zappe e forconi sono io. Boh. Un ragazzo fra... Allora, lo stesso ragazzo che vi ha commentato ha detto anche un posto. Mi ha detto, Brizzo, se vai in questo posto c'è molta roba, molte armi militari e roba del genere. Sì, ok, figliolo, tutto molto bello. Però dimentichi che io non so un cazzo, neanche se mi dici il nome del posto. Per me è arabo, non saprei mai come andarci. Nemmeno se mi dai una mappa, una bussola o il GPS. I have found... Oh mio Dio, forse funziona, grazie figliolo. Posso mangiare le mele. Mio Dio, funziona ragazzi, grazie. Oh Gesù Maria, funziona. Mangio tutte le mele che vuoi, ma ne frega. Ok, vorrei portare la vostra attenzione alla mia faccia che è totalmente nera. Probabilmente perché il mio personaggio non è ancora stato sbloccato. Ovviamente scherzo. Questo è uno dei nuovi bug di... Uno dei nuovi glitch di Daisy. Eh no, non succede solo a me perché è successo anche a Marco, per dire. Quindi non rompetemi il cazzo del tipo... Ah no, Brizius! A me funziona bene il gioco, 80.000 fps al secondo. No ragazzi, non diciamo eresie. Se funzionasse bene non sarebbe in alfa sto cazzo di gioco. Cioè, oh, ah bello, alcune volte non fa salire al piano di sopra. Cioè è amabile, io lo amo. Oh merda, che ho fatto? Oddio, devo mettere i pugni per salire al piano di sopra. Cos'è la password? Guardate. Cioè, non ci guarda, senza pugni non riesco a salire. Guardate, metto i pugni e salgo. Cioè, a voi le parole. Inutile aggiungere altro, no? Ragazzi, io slog, devo sloggare perché onestamente... Perché sta... Vabbè. Devo sloggare. Quindi come sempre ci vediamo alla prossima parte. Cercherò di tirare dentro Marco, dai. Alla prossima, ragazzi.